Ferrari 458 su recordgame.it, ancora con Forza Motorsport 7. Un saluto a tutti amici miei, sono Mapo e come abbiamo appena detto e come vedete dagli schermi, questa sera in questo video correremo con questa fantastica 458 di serie. Notare che ho ripristinato gli aggiornamenti alle impostazioni di fabbrica, e che fabbrica, parliamo di Ferrari, perché mi sembrava giusto partire da un'auto base, anche per valorizzare quelle che sono state le riproduzioni degli sviluppatori nel simulare il più possibile quello che era questo modello di Ferrari. Un modello, la 458, che mi piace molto, mi piaceva anche negli altri Forza perché è abbastanza semplice da guidare, nonostante sia un'auto a trazione posteriore. Non ci sono particolari difficoltà, un 7 marce come la maggior parte delle Ferrari moderne, tanta potenza e anche tanta stabilità. Come vedete siamo a Silverstone per provarla direttamente in gara. Quindi pronti per la partenza, prima dentro, sgasiamo, semaforo rosso si sta per spegnere, partiti, fumo bianco dalle gomme posteriori. Notare subito la potenza, le altre auto sono della stessa categoria anche se hanno livree molto sportive. Un'auto acquistabile tramite il venditore specializzato di un paio di settimane fa circa, costata circa, mi sembra, sui 300.000, qualcosa del genere, non ricordo benissimo. Già sportellate con questa McLaren. Se non sbaglio questa è la... non so se è l'F1 forse, non mi ricordo. Decima posizione. All'interno, ottima curva, la tenuta è buona. È un po' di scorrettezza con questo appoggio c'è stato, ma va bene così. Intanto vediamo un fuori pista. Grazie per avermi ceduto la tua posizione, siamo ottavi. Ripeto, la scelta di aver tenuto l'auto originale, anche perché è una forma di protesta che io ho contro quei piccoli difetti di Forza Motorsport 7, dove in una gara ti adeguano automaticamente l'auto con le prestazioni in termini di potenza e stabilità già in automatico, quindi togliendoti il gusto anche della parte di ingegneria meccanica. E quindi ho detto, partiamo dall'inizio, corriamo con l'auto base per vedere, appunto come dicevo prima, quanto l'hanno riprodotta, quanto siano stati fedeli nella riproduzione rispetto all'originale. Ci ho lavorato parecchio, questo è un giro in gara, ma siamo in gara, ma ho già fatto dei giri di test da solo. Non c'è stato molto da fare perché, ripeto, la Ferrari si guida già bene così come te la vendono. Però sicuramente con l'aggiunta di un differenziale da gara ho potuto dosare meglio l'accelerazione e la decelerazione in curva. Intanto siamo sesti, non stiamo andando male. Il tempo sul giro c'è. Ho impostato la lunghezza a 5 giri perché... attenzione, questa è brutta entrata, un po' scorretta, mi scuso, mandami poi il conto dell'assicurazione. Questa è ancora più stretta, un attimo di deconcentrazione ci sta. Ho evitato di proporre le tre schermatine come nel video fatto con la Jeep Grand Cherokee, semplicemente per velocizzare un po' la produzione di questo filmato. Avrei potuto, ma non è un'abitudine che voglio perdere. Nei prossimi video, o dal prossimo, da quello dopo, si ricomincerà a mettere anche le altre telecamere in parallelo rispetto a quella di gara. Se non sapete di cosa sto parlando, guardatevi il video della Grand Cherokee. Sempre quinti, giro 2.
Ottimo è il suono del motore di questa 458, colore rosso è d'obbligo. E questa parte di serpentina di Silverstone, un po' in tutti i videogiochi, riesco a farla meglio degli altri. E quindi ho guadagnato qualcosa, tranne in uscita, nell'ultima curva che mi è andata via. Però vedete che la potenza è superiore. Auto avversarie che sono così modificate che non riesco a capire bene che modello siano, quindi scusatemi se non ve lo dico in diretta. Quindi quarta posizione, il gruppetto del podio dei primi tre è davanti di un pezzettino. Vediamo se in questi ultimi tre giri riuscirò quantomeno ad avvicinarmi, ma penso di sì perché il tempo sul giro è molto buono e vedo che guadagno qualcosina su tutte le curve. Una curva che viene meglio in prima. Un'occhiatina dietro, ma non c'è nessuno, quindi stiamo tranquilli, concentriamoci su chi c'è davanti. Vietato fare errori. Vediamo se sembra che il gap si sia ridotto, non è chiaro, dalla mappa sembra di sì. Vediamo se a vista d'occhio, insomma sono ancora un po' lontani. Siamo oltre metà giro, oltre metà del terzo giro. E questa è la serpentina di cui vi parlavo prima, speriamo di guadagnare qualcosa, visto che nel giro precedente sono uscito un po' piano, anche qui mi sa che ho perso. C'è ancora il cono che ho spostato prima. Un gioco questo Forza Motorsport 7 che ha ancora moltissimo da mostrarmi per quanto mi riguarda personalmente. Ci sto giocando, non quanto vorrei, ma soprattutto per mancanza di tempo. Non annoia, questo è poco ma sicuro. Mi sto anche dedicando moltissimo a ottimizzare il setting di ogni auto che ho in vista delle gare che mi vengono richieste, mi vengono assegnate. La carriera non è così entusiasmante. Gioco tanto nel gioco libero, appunto, per provare tutte le auto che ottengo strada facendo, e non sono poche. È un gioco che favorisce abbastanza celermente l'acquisto di nuove auto, e infatti anche i soldi non riesci a metterne da parte così tanti, perché quelli che guadagni li spendi in fretta. Sembra che si stia avvicinando la terza posizione. Almeno così sembrava, in quella curva stretta a sinistra. Arrivare primo la vedo durissima, ricordo che gioco a livello imbattibile con praticamente tutti gli aiuti disattivati tranne la stabilità. Un livello imbattibile che è molto vario a seconda del genere e la categoria di auto con cui si corre. Se parliamo di muscle cars, di solito riesco a vincere anche con pochi giri. Con un'auto già un po' più complessa, un po' più veloci, anche l'IA è più bravo e quindi è più difficile stargli dietro. Sì, magari fai dei giri, hai un giro veloce più basso di 2-3 decimi rispetto al loro migliore, però chiaramente anche in 5 giri, se ti fanno partire dopo la decima casella, non riesci a guadagnare. Purtroppo è un gioco che non, ha la qualificazione, quindi tu parti un po' dove ti piazza lui. Questo è sempre stato così su Forza Motorsport. Quando dico che ha ancora tanto da mostrarmi è perché il multiplayer non l'ho ancora guardato, non ho ancora attivato il gold,
lo farò presto, lo so che lo sto dicendo più volte, ma è una scelta. È una scelta perché voglio assolutamente che quando si attiva il multiplayer io abbia sufficienti auto da poter competere, quindi dare subito il massimo. Intanto sono vicini, attenzione. Sono tutti raggruppati tra l'altro, quindi passato il terzo sono già lì subito per il secondo, però intanto dobbiamo riuscire a passare il terzo e soprattutto non fare errori. Ultimo giro che sta per cominciare. Prima curva veloce, non devo sbagliare, la concentrazione alta, ma purtroppo anche la tensione. Qua intanto sono troppo veloce. Ottimo sound della Ferrari che tiene l'adrenalina alta. Limitatore inserito. Questa stavolta la curva in prima l'ha fatta bene. È andata un po' via di posteriore. Ho fatto fuori quel 2% di copertone. Infatti un po' perso. Sarà durissima, ragazzi. Questa di solito è una curva che faccio bene. Mi sembra un po' lunga. No. Erba. E quindi niente. Purtroppo è così questo gioco. Quando imposti il livello massimo, il livello imbattibile, la tensione è alta e il minimo errore non ti perdona. Tutto quello che avevo guadagnato l'ho perso. Le auto dietro in teoria non dovrebbero riuscire a raggiungermi, però attenzione, forse un altro dritto tenuto dentro in extremis. Peccato, siamo nella serpentina. Però sembra che l'auto abbia perso un po' di trazione e mi sa che le gomme sono un po' andate. Solo 5 giri passati, però noto già differenza nella guida. Staccatona, siamo veramente alle ultime curve. Peccato. A questo punto cerchiamo di fare queste ultime 3 curve giuste e portare a casa almeno 4° posto. Sembra sotto controllo. Peccato, potevo fare il podio. Ero molto vicino al podio. Però è stato molto divertente. Questa è la cosa che mi piace forse di Motorsport. Anche quando perdo, mi diverto. Quindi gara finita. Come dicevo, è importante che ci siamo divertiti. Spero di aver divertito soprattutto voi. Vediamo un po' i risultati, se si capisce anche se sono stato veloce. 2.17 per me e il loro migliore è un 2.18.7, per cui direi che sono andato molto bene. Ho girato ben 1.7 secondi più veloce del loro primo. Peccato per il 4° posto, ma ci siamo divertiti. Vi aspetto come sempre su recordinggame.it. Un saluto da Mapo, alla prossima, ciao!